Ciao a tutti, cari amici, oggi siamo qui con l'ottimo Giorgio Di Bitonto. Ciao Giorgio. Ciao Alberto. E Giorgio ha scritto Angeli in astronave. Io ho letto questo libro e il contenuto di questo libro concorda con i messaggi mariani che io, vabbè, diffondo nei miei video e nei miei incontri. E quindi oggi leggerò qualche messaggio mariano abbinato all'esperienza di Giorgio. E quindi questo è un'intervista molto importante per i tempi difficili che stanno arrivando, ma è un'intervista importante anche per capire il perché ci sono dei mistici che magari hanno la terza media, magari non hanno una cultura molto alta, senza offesa naturalmente, che vanno in chiesa, pregano rosario, vanno in parrocchia, però ricevono dei messaggi indirizzati sull'universo, sulla vita presente nell'universo. Ti rileggo subito. Cavarsere, Apparizioni Venezia 2009. L'universo è una cosa meravigliosa e il suo splendore fa vedere il volto di Dio. Valeria Copponi, Apparizioni Roma 2013. Io ho dato la vita dal più grande al più piccolo essere. Ho voluto popolare l'universo per donare il mio grande e potente amore a tanti miei figli. Popolare l'universo. Carbonia, Apparizioni Sardegna 2016. L'universo vibra in me. Attendono i miei figli nell'universo che i figli della Terra si uniscano a loro alla redenzione dei santi. Quindi io conosco queste tre mistiche, queste tre signore, e sono proprio signore di chiesa che pregano rosario, vanno a messa, e però hanno ricevuto questi messaggi sui figli di Dio che sono presenti nell'universo e aspettano questi figli dell'universo la nostra redenzione. Tu conosci molto bene questi figli dell'universo, quindi chiedo a te di raccontarmi la tua esperienza, come è cominciata e tutto. Ma intanto grazie per questa Grazie a te. intervista, ti ringrazio veramente. Allora, la prima esperienza in assoluto è accaduta nella primavera del 1980, avevo 35 anni allora, e non ero orientato ideologicamente, come interessi, a queste cose, tantomeno al discorso delle astronavi, no, di cui parleremo. Quindi per me quello che è accaduto in quella primavera per la prima volta è stata una sorpresa, cioè una cosa che mi ha sorpreso perché nella mia vita, insomma, a 35 anni siamo nel mezzo del cammino di nostra vita, dice Dante, no? Io non avendo mai avuto visioni, non avendo mai avuto contatti particolari, eccetera, sono rimasto sbalordito di questa manifestazione, cioè ho visto l'Arcangelo Raffaele, cerco di sintetizzare, Certo, sì. no? Ho visto questo giovane di una luce meravigliosa, che è una luce diversa dalla nostra, è una luce diversa da quella del Sole, però una luce smagliante, bellissima, che è forte ma non dà fastidio. E quello che mi ha sorpreso è stata proprio la maestosità, la bellezza di questo essere di luce. E i sentimenti che ho provato, le emozioni che ho provato sono state molto profonde, una sensazione di pace, di liberazione dai pesi che ci portiamo sempre dietro, no? Un senso proprio una trasmissione di amore, cioè una cosa che nella mia vita mai avrei pensato di sperimentare, assolutamente mai. Ecco, quindi questa è stata la prima cosa che è accaduta ed è una cosa chiaramente che ha aperto, non una porta, ha aperto un mondo, no, dentro di me, perché da lì c'è tutta una revisione delle proprie idee, della propria cultura, dei propri studi, no, anche scientifici, eccetera. E quindi ho cominciato a capire che gli angeli esistevano, che esistevano al di là, quindi c'era anche Dio, no? Cioè tutto quanto torna a sconvolgere dentro tutte le opinioni che avevi fino a quel momento, ecco. Quindi
Quindi questa è stata la prima esperienza, quindi un'esperienza con un angelo, perché lui mi ha parlato senza muovere la bocca, ma mi ha detto: sono l'arcangelo Raffaele, il mio nome significa medicina e guarigione di Dio. E poi mi ha invitato a trovarlo nella Bibbia, il libro di Tobia, che sono andato a leggermi, no? Dove Raffaele prende una veste umana, accompagna questo Tobia in un viaggio, guarisce il padre, insomma fa tante cose, e poi alla fine la famiglia di Tobia lo vuole ricompensare, e allora il padre dice al figlio Tobia, perché il padre è stato guarito dalla cecità, dice a questo giovane che ci ha beneficiato in tutte queste cose, dobbiamo dare la metà di tutti i nostri beni. Però Raffaele ha fatto un bel sorriso, si è elevato facendo vedere che era uno spirito, un angelo, uno spirito di luce, come a dire: io dei vostri soldi, dei vostri beni non me ne faccio niente, sono stato mandato da Dio, ho fatto la mia missione, arrivederci, fate conoscere, però ho detto queste cose fatele conoscere, perché così le persone sanno come Dio manda i suoi angeli ad aiutare gli uomini, no? Ecco, questa è stata la prima, cioè, ho cercato di sintetizzare, però è stato quello che ha aperto, diciamo, questo nuovo tempo in me, ecco. Questo è stato... E dove si è presentato la prima volta? In casa mia, nel mio studio. Nel tuo studio? Come era stato un po' particolare come è avvenuta. Tu hai presente le candeline di Natale che fanno tutte quelle scintille? Sì. No? Che, cioè, quei cosini, non so come chiamarli, che fanno tutte quelle lucette, quelle scintille. Ecco. All'inizio ho visto tutto uno scintillio così, poi questo scintillio si è composto ed è, poi c'era questo essere di luce meraviglioso. Poi io, avendo una formazione psicologica, avevo fatto tutte le mie obiezioni, no? Dico, proiezione mentale, no, perché la luce era realmente nella stanza. Quello che ho provato è un contatto reale, cioè non potevo dubitare di aver avuto un'allucinazione, anche perché le allucinazioni e queste cose non sono molto coerenti, lì c'era tutta una coerenza, e quindi ho detto sì, l'ho visto davvero, esistono questi angeli. Quindi dalla luce si è formato un ragazzo giovane stupendo. Poteva essere anche una ragazza, se vogliamo andare a vedere in fondo, era una bellezza maschile e femminile, non era definibile, ecco, ho detto giovane, ho detto sono Raffaele. Un androgino. È bravo, un androgino, però ho detto sono Raffaele, quindi lo dico al maschile. Sì, e quando hai aperto la Bibbia sei cascato su quel passo lì? L'ho aperta a caso e c'era proprio il libro di Tobia che raccontava, anche questo è stato particolare, no? Un bel segno. Vuol dire che l'angelo mi accompagnava. Come se qualche energia ti avesse guidato proprio per aprire proprio lì. Non è stata sicuramente una coincidenza. Non è stata a caso, sì. Assolutamente. Fantastico. Questa è stata la prima cosa che mi ha aperto. Certo. Però io spiego sempre che siccome da piccolo ho fatto il catechismo, ho studiato in una scuola dove c'erano dei religiosi che insegnavano, religiosi e laici, però c'erano anche dei religiosi, e quindi la nozione dell'angelo io ce l'avevo dentro, anche se l'avevo un po', io poi ero agnostico dopo, no? Sì, finisce sempre così. Ho detto, boh, sarà, cioè non mi interessava, ecco, mi interessava fare la mia vita, fare i miei studi, le mie cose, e quindi ero su posizioni agnostiche, però questa visione, questa manifestazione, lo scetismo me l'ha abbattuto in 448, quindi c'è stato tutto un lavorio enorme che ho dovuto fare. Sì, sì, immagino. Ti faccio un'altra domanda abbinata naturalmente sia al tuo libro che a qualche messaggio mariano. Il tuo libro si chiama Angeli in astronave e insomma dobbiamo avere chiaro questo argomento, perché fra un po' gli angeli accompagneranno Gesù nella sua seconda venuta e quindi dobbiamo sapere cosa sono anche queste nuvole particolari, queste navi, queste astronavi. Leggo una parte del tuo libro dove parla Raffaele.
E allora, se non erano nubi che danno pioggia, di cosa parlo? Di cosa parlò il Padre Dio? Quella parola significa navi, navi spaziali, astronavi. Su quelle navi del cielo ci saremo noi e ci sarà soprattutto colui che promise di tornare sulle nubi del cielo con grande potenza, gloria e potenza. Nella Bibbia sappiamo tutti che ci sono queste nuvole particolari che stanno in cielo un mese, una settimana, ferme in cielo, un anno anche. Queste nuvole innalzano dalle persone in cielo, quindi semplicemente, valutando la situazione semplicemente, capiamo che non sono nuvole come le intendiamo noi, ma sono navi celesti. E anche la Madonna, te le ho portate apposta, questi messaggi, conferma. Carbonia 2021, nuvole nel cielo azzurro si espandono da un lato all'altro della terra, ma a breve solo una nube apparirà in cielo e sarà la mia nave. Mi vedrete discendere dal cielo su una nube e comprenderete che tutto è verità. El Escorial, l'apparizione in Spagna del 1981, quindi andiamo ben indietro. Si riconoscerà il figlio mio dalla croce che portano le navi celesti. Io ho fatto vedere anche un documentario su queste apparizioni che ci sono in Spagna, El Escorial, e andavano migliaia di persone a pregare il rosario, ci sono state tante guarigioni, la tipica apparizione mariana, no? E ha parlato proprio di navi celesti, quindi di queste astronavi. Tu hai visto proprio con i tuoi occhi queste navi celesti, astronavi? Sì, diciamo che nell'arco di 6 mesi, da aprile a settembre del 1980, io e Tina De Pasquale, che adesso è andata in cielo da poco, fatto il suo passaggio, ecco, e abbiamo avuto incontri ravvicinati, come vengono chiamati, no? E sono stati tanti, perché in 6 mesi abbiamo avuto anche 2 e anche 3 incontri ogni settimana, quindi sono stati tanti, sono stati 6 mesi molto intensi. E poi, come ho scritto nel libro, abbiamo potuto anche salire a bordo. Dentro c'è una luce meravigliosa che ti porta in un'altra dimensione, comunichi col pensiero, insomma si esce da questa condizione della materia così come la conosciamo noi. Ecco, e le forme sono rotonde, ecco perché disco, l'astronave può essere fatta a sigaro, più panciuta, meno panciuta, queste sono le forme che loro ci hanno detto che sono universali, sono garantite universalmente. Cioè, se alcuni spiriti del male, eccetera, simulano, scimmiottano, vengono anche loro, non possono assumere queste forme di luce rotonde, ellittiche, sono garantite. Ma è importante questo. Ce l'hanno molto spiegato. Sì. Quindi chi vede questo in queste forme sia certo che ha visto loro, gli angeli, ha visto i fratelli dello spazio, ecco, quelli buoni, sì. Quelli buoni. Adesso io vorrei però dire una cosa. Allora, sono 44 anni che testimonio e diciamo che alcune difficoltà io le ho trovate con i cattolici e i cristiani. Perché? Perché alcuni si scandalizzano dalla parola astronave, disco volante, no? Allora, io dico anche una cosa che forse non ho detto molte volte, forse l'avrò detto, non so perché ho parlato tanto in questi anni, però non l'ho detta spesso, questo è sicuro. Allora, io feci un'obiezione alla Madre di Gesù e Madre Nostra, alla Vergine Maria. Io ho detto, ma perché non mi fate pubblicare un libro che invece di dire disco e astronave usa le parole il carro di fuoco, il turbine, la nube o i carri lucenti dei Veda? Cioè, mi fate usare delle parole che sono consone, diciamo, all'espressione biblica o vedantica, eccetera. Lei mi ha detto no. Perché questa è una parola moderna che può arrivare a tutti. L'importante è che capiscano che non si tratta di astronavi come quelle che costruite voi sulla Terra. Queste astronavi, che sono le nubi bibliche, sono i carri di fuoco, i vortici. Elia viene tirato su in un carro di fuoco, in un vortice, no? E così altri. Ecco, l'importante è capire che sotto queste parole
moderne che devono arrivare a tutti, anche a chi non ha una cultura biblica, anche a chi non professa una religione cattolica o cristiana, eccetera, possa arrivare il messaggio. E quindi è proprio stato voluto così, no? Ecco, allora, al di là della parola, angeli in astronave, già il titolo qualcuno lo vede dissacrante, che c'entra l'angelo con l'astronave, no? Poi viene la domanda, che me l'hanno fatto milioni di volte, ma l'ho fatto anche a loro però, tutte le domande che sono state fatte me le ho fatte io a loro. La domanda è, ma che bisogno hanno gli angeli delle astronavi? Se vengono spiritualmente non hanno nessun bisogno. Noi adesso qua abbiamo gli angeli custodi accanto a noi, ma non li vediamo perché stanno sul piano... Ma se questi angeli, se questi fratelli celesti si immettono realmente nelle energie vitali del nostro mondo, ne assumono i connotati. E i connotati sono quelli poi delle Sacre Scritture, sono quelli che vengono citati ormai in miliardi di incontri ravvicinati, eccetera. No, poi ci sono anche gli incontri un po' negativi. Io adesso parlo della mia esperienza, parlo degli angeli, parlo dei fratelli che stanno con gli angeli, che stanno... nella luce, diciamo, ecco, nel bene. Ecco, allora, forse anche questo piccolo passo che io chiedo, anche di recente, abbiamo incontrato dei cattolici, con i quali c'è stato un bellissimo dialogo, non c'è stato mai né scontri, per carità, abbiamo sempre dialogato molto nell'amore, però fare questo piccolo passo di andare un po' oltre la forma, la parola e capire la sostanza di quello che stiamo dicendo, secondo me è un fatto di unità, di amore, di intelligenza, è un fatto spirituale, è un fatto veramente, come dicevi tu, che ci fa incontrare tra posizioni diverse, tra, no? Io per esempio sono andato all'OM, qualcuno mi ha criticato, qualcuno ha detto hai fatto bene, ma... All'OM c'erano persone di diverso cammino spirituale, di diversa religione, di diversa ideologia, eccetera. Ma c'era un'unità d'amore che vibrava nell'aria. C'era l'universalità, l'amore universale, che non guarda più le etichette, ma anche le differenze diventano motivo di integrazione, motivo di incontro, di arricchimento. Io ti do una cosa, tu me ne dai un'altra e siamo tutti là a lodare e a pregare il buon Dio, tutti quanti dei quali siamo figli, no? Ecco, questo è un po' quello che io ho cercato sempre di trasmettere per far superare la difficoltà di certe parole che magari non si trovano nella teologia, non si trovano nel catechismo, non si trovano... Però vogliamo farlo questo passo di universalità? O vogliamo continuare a scontrarci dottrinalmente o ci vogliamo abbracciare e reciprocamente darci quei doni che ci integrano, che sono i doni del buon Dio, dell'unico Dio di tutti, no? Ecco, questo è un po' lo spirito anche del titolo del libro Angeli in astronave. Ma poi io dico, in questi tempi veramente agghiaccianti, penso che sia una roba ancor più terribile creare divisione tra di noi, che abbiamo un attimino acceso la lampadina, siamo un attimino risvegliati, no? Ognuno avrà sempre qualche opinione differente, è una cosa necessaria, è un dovere creare unione. Io sono molto contento che anche la Madonna abbia usato queste parole, le abbia un po' fatte capire, perché è importante. Sì, io indico i messaggi con le date e uno va sul sito, guarda il messaggio con la data ed è a posto. Quindi, e nonostante questo, anch'io trovo molte, molte difficoltà. Certo, però lì sono anche scelte. Vogliamo scegliere l'unità, vogliamo scegliere che siamo tutti figli di Dio, che siamo una famiglia universale. Vogliamo partire anche dal fatto che le diversità in questa famiglia universale non devono diventare motivo di contrasto, di giudizio. Ecco, il tema è questo poi, no? È l'amore universale. Mi pare che però Gesù nel Vangelo ha seguito questa strada. Sì, sì. Pur dicendo la verità, perché anche io ho la mia fede, io non, mi confesso per quello che sono, non è che dico un'altra cosa, però forse chi mi ascolta sente che nelle mie parole non ci sono giudizi, non hanno avuti loro con me, devo averle io con gli altri, quindi in questo incontro, in questo amore viene l'unità, che è l'universalità dell'amore, insomma. Comunque delle persone in chiesa che io vedo alla domenica, io vado in chiesa messa la domenica e ho visto delle persone radicate in quella cultura che mi hanno chiesto di intervistarti.
Quindi questo è già un buon segno. Solo un'altra cosa su questo argomento volevo chiederti, ma nella loro dimensione gli angeli costruiscono, sembra banale per te, però lo faccio per le persone, costruiscono queste astronavi con dei bulloni, con la saldatrice, con i cavi? Questa è una domanda l'ho fatta anche, l'abbiamo fatta anche noi. Allora, l'angelo, se è un angelo puro spirito, perché gli angeli sono puri spiriti, partono dalla dimensione spirituale, quindi non hanno bisogno di formalizzare un'energia di trasporto. Quindi è la loro volontà, la loro... Se Dio a Raffaele gli aveva chiesto di andare giù a fare questa missione, lui è partito come angelo, volendo farlo, è già venuto giù, si è mosso, un'energia mistica, spirituale l'ha portato giù, però poi doveva assumere un corpo, una figurazione, diciamo, umana, perché doveva essere visto, doveva partecipare alla vita di chi assistiva, eccetera, no? Allora, quando lui è entrato poi nelle dimensioni nostre, ha assunto i connotati della nostra energia vitale, quindi non c'è bisogno di buloni, cioè lo spirito, il regno dello spirito è di una potenza tale che non ha bisogno di officine, attrezzi, lì lo vuoi realizzare, lo realizzi. Ed è anche quello che spiega come mai poi, quando l'astronave o il disco sono a terra, è materializzato, però dentro tu entri e stai in una luce, in un'energia, e lo senti che sei sganciato dall'attrazione terrestre, non... però è materializzato. Poi quando parte, è velocissimo, tu vedi che si smaterializza, proprio perde consistenza, diventa trasparente e poi sparisce, perché poi si immette in altre dimensioni. Quindi la materializzazione e smaterializzazione è l'entrata e l'uscita da stati di energia vitale di quel mondo, di quella situazione. Questo loro lo possono fare. È importante, sì, da far capire alle persone. Quindi loro nella loro dimensione sono spirito, però possono assumere un corpo anche denso. Infatti è scritto che mangiavano e bevevano, o hanno mangiato, sono lavati i piedi, è scritto. Sì, 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 Abramo, no? Sì, sì, esatto. E poi anche Gesù, dopo la resurrezione, in fondo passa attraverso i muri, mangia con loro, sparisce. Insomma, questa è la potenza di Dio, la potenza dello spirito, no? Era importante toccare questo argomento. Ti ho portato altri messaggi, Mariani. Luz de Maria 2023. Giungerà la guerra e l'uomo nella sua follia per il potere userà l'energia atomica. Il nostro re e signore Gesù Cristo interverrà fermando la guerra, impedendo in questo modo all'uomo di mettere fine alla terra con le sue mani. Carbonia 2009. Siamo allo scatenamento finale. L'ultimo sforzo di colui che vi ha portati lontano da me. Vuole la distruzione della mia creatura e dello stesso pianeta sul quale essa vive. La sua cattiveria è al culmine, ma quando penserà alla sua vittoria, ecco che il figlio dell'uomo aprirà il suo cielo e verrà a dire il suo basta. Raffaele, questo è un messaggio che ti è stato comunicato. La reale possibilità, nel tuo libro è scritto, la reale possibilità dell'autodistruzione del pianeta non vi fa comprendere che si avvicina il compimento delle scritture. Quindi viviamo su un pianeta con depositate migliaia di testate nucleari, che se esplodono il pianeta va a pezzi nel vero senso della parola. Il problema serio è che ci sono questi potenti che sono molto disturbati, perché insomma continuano a minacciare di usare il nucleare. Le guerre stanno aumentando purtroppo, e quindi stiamo andando verso un'autodistruzione. Noi stiamo andando verso un'autodistruzione. Però i messaggi mariani ci hanno detto che non sarà concesso, non ci sarà permesso di distruggere il pianeta, perché interverrà prima Gesù. Quindi queste minacce nucleari possiamo dire che ci fanno capire che si stanno compiendo le scritture, come è scritto nel tuo libro. Siamo arrivati a questo momento e che fra un po' le vedremo queste navi celesti. I fratelli superiori cosa ti hanno detto sul nucleare? Ti hanno fatto vedere qualcosa? Allora guarda, ne parlavamo anche ieri sera qui in questa casa. E ci sono state due o tre cose di tutte le rivelazioni che mi hanno dato che mi hanno particolarmente un po' scioccato,
E una di queste è stato proprio quando mi hanno mostrato una guerra nucleare e mi hanno fatto vedere in quale profondità va questa distruzione. Cioè non si ferma solo sul piano materiale, ma va a incidere anche sul piano animico, astrale. Quindi è una cosa molto, molto... Non può intaccare lo spirito, però l'anima e lo spirito sono inscindibili, quindi... E poi abbiamo anche un corpo, no? Ecco, io quando mi hanno mostrato queste cose, io sono rimasto molto turbato, cioè ho dovuto essere un po' aiutato per equilibrarmi, no? E mi hanno fatto anche vedere, come ho scritto nel libro, una parte. Però poi hanno anche affermato quello che tu hai detto adesso, che loro non permetteranno, il padre non permetterà assolutamente che questo pianeta, questo mondo creato dal suo amore, anche se deturbato poi dalle scelte di male, possa venire distrutto, come purtroppo la potenzialità di distruzione ce lo dice che è possibile. No? Qualcuno mi dice, ma questi tempi si sono già stati. No, questi tempi non ci sono già stati, sono senza precedenti, sono tempi finali, proprio perché noi siamo arrivati. Prima c'erano le grandi guerre che distruggevano delle popolazioni, distruggevano delle città, eccetera, però si poteva ricostruire. Adesso, dopo una guerra nucleare, cosa ricostruisci? Non costruisci più niente, quindi siamo a capolire, non è come prima, assolutamente. Cicli e cicli storici qua, salta tutto, no? Ecco, allora, loro mi hanno anche richiamato alcune scritture, anche orientali, dove prima c'è il Sati Yuga, che è questo periodo di grande purificazione, poi c'è il Sati Yuga, l'età dell'oro, viene chiamato in tanti modi, no? La Bibbia lo chiama il regno di Dio, lo chiama Isaia il tempo della gioia, della felicità, l'Apocalisse il regno dei mille anni, cioè ci sono tante diciture nella Bibbia. Loro mi hanno richiamato, poi anche Gesù mi ha spiegato queste cose, perché poi ho avuto dialoghi con Gesù e con la Madonna dopo le esperienze che mi hanno spiegato e approfondito queste cose. Hanno richiamato il patto d'alleanza che Dio fece con Noè, che sino alla fine ci sarà il giorno e la notte, i mesi, sino alla fine. Magari verranno disturbati, vediamo il tempo tutto. Però c'è questa garanzia. E quindi non assolutamente nel patto d'alleanza viene escluso che gli uomini faranno danni, li stanno facendo, li faranno, ma non arriveranno, non potranno distruggere. E poi c'è quella frase del Vangelo di Matteo, dove capitolo 24, dove Gesù dice: e vi sarà un tempo di tribolazione quale mai si vide dall'inizio del mondo e mai più vi sarà. E se quel tempo non venisse abbreviato, nessuno sopravviverebbe. Ma quel tempo sarà abbreviato, eccolo qui il punto. Quindi non verrà concesso che tutti vengano distrutti. Quindi è scritto. Ecco. Cioè, queste sono garanzie delle profezie bibliche, sono garanzie millenarie che loro mi hanno detto sono valide. E parlano proprio del nostro tempo, parlano di noi oggi. Quindi questo non sarà assolutamente concesso. Ecco. Io e Pamela incontriamo tante persone destabilizzate, tante persone impaurite, spaventate. Ecco, noi parliamo di queste garanzie, di queste protezioni che vengono proprio dalle rivelazioni di Dio, dei suoi angeli. No? Ecco, è importante avere questa non speranza, che la speranza ci può anche fregare, no? Avere queste certezze. No, ecco, certezza, è quello che voglio dire io alle persone. Perché c'è un proverbio brutto, che di speranza muore, che di speranza vive, disperato muore. Invece le certezze sono un'altra cosa, e noi qua abbiamo delle certezze. Io poi, a me chiedono, ma tu hai la speranza o la certezza? Sei sicuro? Ma dopo che queste rivelazioni mi sono state fatte manifestamente, come faccio ad avere solo la speranza o avere dei dubbi? È impossibile, no? A meno che non metto in discussione chi mi ha parlato, ma io lungi, cioè non è possibile mettere in discussione questi esseri così meravigliosi, che sempre coerenti, sempre nell'amore, cioè non ho visto l'ombra di contraddizione, di inganno, cioè... Se no, allora andiamo contro l'evidenza, quello che si dice il peccato contro lo Spirito Santo, no? Non lo voglio fare sto peccato. No, poi nell'arco della storia hanno disattivato varie volte delle testate nucleari, e chi è stato un attimo attento sa che hanno tutto il potere per farlo. E poi è confermato anche dai messaggi mariani, quindi insomma... Ma io so anche di alcune cose che non pubblico, anche perché dovrei andare poi
a scoprire o a toccare delle persone che fanno queste confidenze, queste rivelazioni, ma l'altro giorno in una conferenza qualcuno ha chiesto: ma cosa stanno facendo loro? Ma come cosa stanno facendo? Se loro non operassero, il mondo sarebbe già esploso. Sarebbe già. E quante volte siamo arrivati sull'orlo, Cuba, eccetera, no? Sull'orlo, e qualcosa ha fermato, e chi sono stati? E ci sono i documenti che sono stati loro. Però tante cose è meglio non dirle, perché poi suscitiamo le spy, no? Quindi è importante dare il messaggio. Poi, come loro dicevano, chi ha questi valori dentro sente che queste cose risuonano, no? Quando io ho detto a loro: ma perché non ci date delle prove, non ci date qualcosa che dimostriamo? Allora hanno detto: guardate, che a chi non crede potete dimostrare quello che volete, non vi crederanno comunque. Chi invece sente risuonare dentro questa verità, queste realtà e queste cose, vi crederà, e non gli interessa niente ad avere delle prove materiali, no? Ecco. Ma le prove le hanno già date comunque. Chi ha voluto credere. Quello che è successo alla faccia. E hai avuto una visione anche sul nucleare. Sì, sì, mi hanno fatto vedere. Allora, non tutto quello che mi hanno fatto vedere si realizzerà. Loro mi hanno fatto vedere alcune cose che si realizzeranno e altre che, se si realizzassero, il futuribile, no? Sì, sì. I guai sarebbero una guerra nucleare a livelli di grandi potenze. Non sarà permessa, diciamo solo così, perché è una cosa talmente orrenda che non si può neanche parlarne, no? Sì. Qualche cosa però hanno già permesso, Hiroshima, qualcosa è già stato permesso, e qualcosa, se andiamo avanti così, sarà permesso, ma sempre, diciamo, sotto controllo. Tanto i martiri ci sono sempre stati e ci sono ancora adesso, no? I martiri, chi sono i martiri? Sono quei discesi, quegli angeli che vengono qua a martirizzarsi, a farsi martirizzare per dare la salvezza a questo mondo insieme a Gesù, per portare la grande lezione dell'amore, che si lasciano uccidere non senza uccidere. Tutto questo poi si vedrà quanto è importante. Tante volte dico: ah, i bambini, ma perché Dio permette? Ma chi sono quei bambini? L'abbiamo scritto in Angeli Nazionali. Sono tanti angeli discesi, poi qualcuno magari sarà anche sceso a riparare qualche malefatta, ma la maggioranza sono tutti angeli che stanno facendo una missione finale, veramente da... E poi c'è la preghiera dei martiri, il quinto sigillo dell'Apocalisse, no? I martiri chiedono al Signore: fino a quando, Signore, sì, tarderai? E lui dice: pazientate ancora un po', che quando il numero di questi martiri sarà completo, ecco che la salvezza è fatta, quindi fine. Ma siamo vicini. Il messaggio è questo, che siamo vicini. E aggiungo questo ancora. Nei miei video ho detto che sono state disattivate varie volte delle testate nucleari, e delle persone mi hanno criticato e hanno detto: vabbè, perché criticano? Ma come mai l'hanno permesso con Hiroshima, Nagasaki? Te lo chiedo a te. Ci sono, allora, perché il discorso andrebbe preso a monte, no? Perché in questo mondo c'è il male scatenato e ci sono le persone buone, eccetera, che soffrono, combattono, eccetera? Perché su questa terra c'è una specie di raduno, come la Bibbia quando dice che c'erano i figli di Dio e i figli degli uomini, no? Che venivano mescolati. Cioè, è un disegno d'amore e di salvezza, come loro ci hanno. Se queste persone che hanno scelto di fare il male non avessero a che fare con questi discesi in missione, si perderebbero, chi li recupera più? Ed è proprio questa dinamica, ed è proprio tutto questo dolore, questa sofferenza che loro provocano, che sarà domani motivo di rimorso, motivo di pentimento, motivo di salvezza, di conversione. Cioè, c'è un disegno. E se viene permesso tanto, se tanto mi dà tanto, vuol dire che la posta in gioco è grande. Cioè, questo non lo vogliamo, siamo là seduti su una poltrona, i bambini, ho capito, ma volete entrare nel problema? Volete cercare di capire che un motivo ci deve essere perché possano e debbano accadere cose così pesanti? C'è un motivo, e il motivo è proprio questo. Che l'ha fatto Gesù stesso, è venuto qua a morire su una croce, beh, è risorto poi per dare a tutti la vita, la resurrezione. Però voglio dire, è morto su una croce,
lui che poteva alzare un dito e mettere tutti seduti. Ecco, allora questo lo vogliamo capire, se no vogliamo rimanere così in superficie, fare un giudizio sociale, politico, umanistico, insomma questa filantropia, ma qui ci sono cose eterne che vanno oltre quello che è il tempo, oltre questo breve spazio. Qui sono in gioco i destini eterni di tanti e tanti nostri fratelli, nostri, anche di quelli che fanno il male, che devono capire che non è quella la strada. Ma se un domani loro non si rispecchieranno in quello che hanno fatto, il male è ostinato, eh? È bello ostinato. E allora, se Gesù ha fatto questa scelta e tanti angeli hanno fatto questa scelta, e oggi questi bambini, queste persone vengono massacrate, Hiroshima fa parte anche di questo, mica è diverso il discorso, millenni, ecco, immaginiamoci millenni di storia di morti, cioè, dei grandi imperi sono basati su massacri, no? Ecco, allora tutto questo deve avere un significato, sennò cos'è, una beffa del destino, non so come si dice, una disgrazia, no, non è così. C'è un grande disegno, e quello che nella materia ci sembra enorme su un piano dello spirito è poco quando noi vedremo, ma noi con poco qua possiamo costruire per noi e per gli altri sulla base delle libere scelte, sulla base della libertà. Senza libertà non c'è amore. La Madonna ci diceva a noi, la libertà è il vessillo dell'amore. Dove non c'è libertà, l'amore forzato non è amore, no? Ecco che c'è una grande donazione d'amore universale. Se cominciamo a vedere le cose sotto questo aspetto, allora cominciamo a capire questo disegno, allora non ce la prendiamo più col Padre Eterno che ci ha creato dignitosamente liberi. E poi un'altra cosa che voglio aggiungere è che a noi qua sembra che tutto l'universo, quasi tutto l'universo, sia tutto malvagio, ma non è così. La famiglia universale, nella stragrande maggioranza, è fedele alle leggi d'amore del Creatore e nell'amore universale. Poi c'è un punto nero dove c'è chi ha voluto fare queste esperienze, ed ecco che i fratelli, come in una buona famiglia si va a salvare il fratello che va un po' fuori strada, i fratelli operano per salvare anche questi. E poi dice Raffaele, quando si scende qua prima bisogna salvare se stessi, perché entriamo nel polverone, no? Però ci sono delle garanzie, ecco. Io penso poi che, cioè, l'abbiano permesso per Nagasaki e Hiroshima, dico, anche perché se continuiamo a cercare il male, un attimino ce lo devono anche fare assaggiare, perché dobbiamo anche un po' imparare la lezione, no? Il bambino piccolo... Non voglio dire alle persone che criticano sempre, bisogna un attimo riflettere, no? Il bambino piccolo che vuole andare a mettere il dittino sulla stufa, no? E dice, non lo fare perché scotta, lui no, intigna. Allora non è che tu lo fai cadere sulla stufa al bambino. Sì. Però se tocca che si fa un po' male e poi piange, non va più a toccare. Noi siamo come dei bambini tremendi, E dovremmo solo ringraziarli perché ci hanno risparmiato tanti, tanti dolori. E tutto questo è in vista di una vita che non finisce mai, eterna, dove entriamo in una pienezza di vita. E quindi, insomma, dobbiamo essere più maturi in questi nostri giudizi. Ti ho portato anche questi messaggi. Giacarei, Brasile, 2024. Allora mostrerò al mondo intero la mia grande luce che ricreerà una luce che ricreerà tutte le cose nello spirito di Dio. Allora sarà il mio trionfo, verranno nuovi cieli e nuova terra, la pace regnerà per sempre e finalmente avrò i miei figli felici accanto al mio cuore per sempre. Giampiglieri, qui andiamo in Sicilia, 1999, lo Spirito Santo verrà come una rugiada celeste di grazia e di fuoco che rinnoverà tutto il mondo. Lo Spirito Santo verrà perché la volontà del Padre Celeste si compia e l'universo creato torna a riflettere la sua grande gloria. Io ho visto in un video che avevi descritto una visione dove si vedeva del fuoco che bruciava il nostro pianeta, lo stesso succedeva anche in altri pianeti, quindi a livello universale, ma questo fuoco però non distruggeva, rigenerava la creazione, insomma, creava nuove forme di vita. Esattamente come ci ha detto la Madonna in questi messaggi. Tu mi puoi descrivere bene quello che hai visto e quando succederà, se lo sai?
Allora, ci sono delle rivelazioni e delle profezie che vanno lette e capite in uno spirito profetico, così ci dicevano loro, no? Per esempio, il discorso dei 3 giorni di buio, tante persone sono spaventate, ah, ci sarà 3 giorni di buio, quando sarà? E comprano le candele benedette che quelle arderanno, no? Ma c'è scritto nel patto d'alleanza con Noè che fino alla fine ci sarà il giorno e la notte, quindi c'è il giorno di buio. Fisici non ci saranno, questo ce l'hanno spiegato bene. I 3 giorni di buio ci sono già, è un buio spirituale, è un buio dei valori della vita, è un buio enorme che c'è già. 3 è il numero che si riferisce a un disegno di Dio per noi, no? Ecco, quindi, e così è il discorso del fuoco, cioè ci sono diverse profezie dove si dice che quel fuoco, eccetera, avvolgerà la terra, no? E noi abbiamo incontrato diverse persone che sono spaventate anche da questa profezia, come verrà il fuoco, chissà cosa succederà, no? Ecco, allora, io l'ho vista questa visione del fuoco quando ci sarà il sollevamento, ecco, questo fuoco che avvolge tutto il pianeta, ma non è un fuoco che lo distrugge, è un fuoco che un pianeta come il nostro ormai inquinatissimo nell'aria, nell'acqua, dappertutto, è un disastrato dall'incuria umana, dall'egoismo umano, no? Quel fuoco lì purificherà tutta la Terra diventerà come quel pianeta che ho visitato, di cui magari poi parliamo, diventerà nuovamente un giardino di Eden, non ci sarà più la morte, la malattia, eccetera, eccetera, no? Ecco, ma questo, la Bibbia, quando parla del fuoco, parla di Dio, cioè una manifestazione di Dio. Mosè, Abramo, questi, vedono il cespuglio che brucia e non si consuma. Cioè la presenza di Dio viene anche indicata come fuoco. Ecco, quindi è la potenza dello Spirito di Dio che in quel momento purifica. Sono anche gli angeli che viaggiano. Le vogliamo chiamare nubi, le vogliamo chiamare astronavi. La Bibbia chiama la gloria del Signore, la chiama, no? E quindi è da là che si sprigiona questo fuoco purificatore e rigeneratore. E Gesù nei suoi messaggi me l'ha detto molto chiaro. Ecco, non date la colpa a Dio che manderà il fuoco a distruggere. Sarete voi che cercherete di distruggere la terra. Sono le vostre guerre, le vostre armi. Stiamo vedendo anche le guerre in corso, no? Fanno un fuoco che distrugge uomini, cose, tutto quanto, ecco. Ma da Dio non verrà mai questo. Da Dio si viene un'azione di fuoco e purificazione e ricostruzione, rinascita, rigenerazione. Ecco, questi sono concetti molto molto importanti. Anche la Bibbia, io vedo tante volte mi vengono dicendo ma la Bibbia dice questo, quest'altro. Ma la Bibbia non si può leggere come un giornaletto, così alla lettera. La Bibbia va capita, va letta con uno spirito profetico per capire veramente, ma dice la Bibbia, racconta specialmente l'Antico Testamento cose orrende, c'è scritto il Signore dice devi sfracellare sulla roccia i piccoli del tuo nemico. Allora Gesù a me mi ha spiegato molto bene che la Bibbia non è un libro scientifico, è un libro spirituale, è un libro della rivelazione di Dio, dove dentro c'è la bruttezza della storia umana, la violenza, e c'è l'azione di Dio. Ecco, spirito profetico di lettura della Bibbia vuol dire discernimento, dove io separo le cose che la Bibbia dice che le fanno gli uomini e invece ci sono poi le azioni di Dio per portare l'umanità verso il suo amore, no? Ecco, questo è importantissimo. Anche in quell'esperienza che abbiamo fatto sul pianeta meraviglioso, abbiamo sperimentato questi 3 volti di Dio, quelli della Trinità di Dio, no? E nel fuoco l'abbiamo, però non era mica un fuoco che ci bruciava, era un fuoco di pienezza di vita, di pienezza di intelligenza. Lì avevi una conoscenza, cioè è come entrare in Dio, no? Come se Dio ti deifica in quel momento, no? Ecco, questo è il concetto del fuoco che io ho sperimentato. Mentre le nostre armi nucleari, le armi anche, il fuoco distruttore, ma quello degli uomini, no? Quello che viene dagli angeli, dall'alto, dalla fraternità universale, no? E quando succederà dopo il rapimento? Se Gesù ha detto che non lo sa neanche lui, lo sa solo il Padre. Lui ci ha detto, scritto nel Vangelo, ma a me ha confermato che è così.
quindi chi mette date così, però ha detto anche un'altra cosa, e lo dice, tutte le scritture lo dicono, i segni premonitori che ci fanno capire che siamo vicini, e questi segni ci pare che ci siano tutti, questi stanno giocherellando per fare la guerra atomica come una partita a scacchi, no? Beh, insomma, non è che siamo molto lontani. Poi la distruzione che c'è a livello delle malattie, dall'inquinamento, dallo stress, cioè veramente noi abbiamo tutti quei segni profetizzati che si stanno realizzando. E quindi la madre di Gesù, la madre universale, lo dice nei suoi messaggi, prepara l'umanità a questo passaggio. Fa capire, tante volte qualcuno ha fatto l'obiezione, ma questa Madonna quando parla però sempre tremenda, dice sempre cose negative. Come cose negative? È come una mamma che ti avverte dei pericoli, una mamma che ti vuol bene, non è che ti dice vai su quella strada lì, divertiti, magari su delle buche così, ti dirà guarda che su quella strada ci sono delle buche, stai all'occhio, so, non ti diverti, ti fai male. E la Madonna fa questo, e lo fa proprio da madre universale. Perché è veramente, cioè la Madonna, la madre di Gesù, è la madre universale, è il volto materno del padre. Ecco perché ci chiama tutti i suoi figli e dice che lei è la madre. Noi abbiamo un padre e una madre. Ecco, la Madonna, la madre, è il volto materno del padre. Se vogliamo dire il volto femminile, chiamiamolo come c'è, ma il volto materno soprattutto, è la madre. E quindi io non trovo che lei sia una che fa messaggi. No, sono messaggi d'amore, ci avverte e ci predice anche, e ci rasserena e ci rassicura dicendoci però guardate che poi noi interveniamo, Dio interviene, gli angeli intervengono, quindi il futuro non è un messaggio disastroso, non è un messaggio pessimista, però è un messaggio realistico ed è giusto che questa madre realmente ci renda coscienti di quello che stiamo vivendo, di pericoli, di rischi. E ci insegna anche come comportarci. Più di così, con la madre cosa deve fare? Beh, poi ho appena letto i messaggi, si aspetta un regno di pace, quindi. Però prima una certa purificazione, insomma, visto come stiamo andando. Non possiamo mica accedere così come siamo, sì. Sennò sarebbe un disastro. Quindi date, ovviamente, non te ne date. Infatti i messaggi mariani non hanno mai dato una data, molti mi chiedono ma sarà 2027, 2028, 2000? non si sa. Guarda, no? Io ti voglio anche dire una cosa che è abbastanza delicata, ma la voglio dire. Allora, alcuni pensano che chi preannuncia questo tempo, questo regno, eccetera, sia incorra nel millenarismo, una specie di eresia, no? Millenarismo. Allora, veramente chi fissa date è nel millenarismo, cioè millenarismo vuol dire una distorsione del regno dei mille anni, che è un regno di pace, un regno d'amore, nel quale c'è la restaurazione, tutta la Bibbia parla di questa restaurazione che il Messia, che Cristo viene a fare, no? Ecco, e allora io dico, non ci dite che siamo millenaristi, perché non lo siamo. Non siamo millenaristi. Noi crediamo fermamente quello che c'è scritto nell'Apocalisse, in Isaia, Geremia, quello che c'è scritto nei libri orientali dei Veda, induisti, buddisti. Noi ci crediamo che ci sarà questo tempo meraviglioso dove Dio ripristina finalmente la creazione nel disegno originario. Non ci date dei millenaristi che non lo siamo, insomma. Millenarismo è tutte le volte che su questo ci sono delle distorsioni. Allora c'è anche chi pensa a questa restaurazione, a questo nuovo Eden, diciamo, lo pensa come una ricostituzione dei partiti politici. No, ecco, siamo nel millenarismo. Sarà veramente il regno di Dio, sarà il regno degli angeli, dell'amore universale, dove tutti gli uomini entreranno finalmente in questa fraternità universale e saremo una famiglia universale. Ti ho portato proprio i messaggi. Capito, questo è. Poi il nemico gioca, crea confusione, certo. Crea delle correnti di pensiero. Certo. È strutturato molto bene in questo pianeta, il nemico. Arrivo al tuo libro, sempre Raffaele. La Terra sarà nuovamente pianeta d'amore universale
e non più potenza del male. Vi porteremo con noi nello spazio e anche voi viaggerete verso altri mondi sulle astronavi. Visiterete le tante dimore della casa del padre e la nuova era dell'amore porrà fine alla storia millenaria che vede fra voi guerre, morte e rovine. Quindi Raffaele ti ha dato un messaggio fantastico, cioè il regno di morte e distruzione del principe, dell'anticristo, si concluderà e sarà instaurato il regno di pace sulla terra e quell'umanità che godrà di questo regno potrà viaggiare nell'universo a visitare altre civiltà, altri mondi. Ma ti ho portato apposta i messaggi mariani che confermano, sempre messaggi che ci invitano anche alla confessione, a pregare il rosario. Carbonia 2022. L'universo sarà la vostra casa, avrete tutto ciò che su questo mondo vi è stato negato. I vostri occhi oltrepasseranno la bellezza di questa terra perché conoscerete l'universo e abbraccerete l'universo, farete parte dell'universo. Un altro messaggio del 2015. L'universo unito risplenderà nel mio seno amore e albeggerà nella mia luce infinita. Saremo un'unica famiglia e vivremo in un cuor solo, un'anima sola. Eccolo. Quindi i messaggi te li ho portati proprio apposta con le date e tutto. Sì, sì, ma concordano, sono messaggi. Concordano. La stessa fonte, no? Certo. E ci annunciano che saremo una grande famiglia con questi fratelli dell'universo, visiteremo altri mondi e tu hai visitato un pianeta. Quando la Bibbia in Genesi dice che Adamo ed Eva mangiano la famosa mela, no? Che poi è una parabola, non può essere una mela che ha provocato. Cioè hanno scelto di fare anche il male, no? Gli uomini hanno scelto anche questo. E dice che Dio pose i cherubini della spada fiammeggiante a custodia del giardino. In effetti noi siamo un po' chiusi, siamo un po', diciamo, non possiamo accedere alla meraviglia della creazione dove c'è l'amore universale, tipo quel pianeta che ho visitato, no? Ecco, allora tutto questo cade poi. Cioè noi veramente potremmo, come fanno loro che vengono adesso da noi, o spiritualmente, o con le astronavi, eccetera, noi potremmo fare la stessa cosa. Viaggiare su questa gloria del Signore, su queste luci, eccetera, e visitare altri mondi. Questa esperienza noi ci avevamo fatte fare, E cioè, ci sarà, Gesù dice anche, dice, ci sono altri ovili dei quali mi occuperò. E poi dice, nella casa di mio padre ci sono tante dimore, se no non ve l'avrei detto. Io sono stato portato anche in mondi dove Dio rispetta e, diciamo, ha una presenza meravigliosa, cioè una presenza dello Spirito di Dio. Erano mondi islamici. No? Poi alcuni mi chiedono, ma allora là, il problema della divinità di Gesù come si risolve? Non ci sono problemi perché la verità la vediamo, non c'è bisogno di fare la discussione teologica, la verità è inutile che qua litighiamo, è inutile che qua cerchiamo di imporre la propria verità, là vedremo tutto. L'importante è che le persone siano nell'amore, perché è proprio sulla base di questo amore universale, di questa bontà, di questa tenerezza nella famiglia universale che Dio ci permetterà. Adesso se noi andassimo in altre dimensioni, in altri mondi, cosa ci portiamo? Le armi, ci portiamo tutte le brutture che ci sono qua. Ecco, allora ecco che i cherubini con la spada fiammeggiante dicono no, non potete più entrare là finché non vi sarete purificati, sarete ritornati come in Eden. E questo avverrà quando il Signore verrà sulle nubi del cielo. E poi c'è anche le altre domande che vengono fatte quando teniamo delle conferenze, dice, vabbè, ma i buddisti, gli induisti, ma che vuol dire? Ma perché Gesù ha litigato con Buddha, e Buddha ha insegnato la compassione, ha insegnato la tenerezza, l'amore, ha insegnato agli uomini, cercate di liberarvi dalla sofferenza, dalle pesantezze. Allora che fa Gesù? Si mette a litigare con Buddha? Ma tutti coloro che hanno insegnato il bene, l'amore, i nostri familiari che sono già di là, tutti verranno col Signore. Anzi, San Paolo dice che risusciteranno loro per primi e poi risusciteremo anche noi, no? Quindi questa è veramente la liberazione. Ed ecco la sensazione che io ho provato sin dalla prima volta che ho visto l'Arcangelo Raffaele e poi quando ho visto il disco, eccetera, che lì sono rimasto un po' sbalestrato perché UFO, queste cose, ero digiunissimo, no?
Però io ho provato questo senso di liberazione, anche senza tante spiegazioni che poi mi sono state date e senza esperienze particolari che poi ho fatto, però già la sensazione io l'ho provata subito, che questa cosa qui andava oltre questo mondo, apriva, sai, quel senso di no? Respiro, ecco, una cosa così. E noi entreremo in questa dimensione. Che problema avremo ad essere anche di culture diverse, diciamo così, di religioni diverse, quando tutti siamo di fronte alla verità di Dio, alla verità di Cristo, alla verità di tutti coloro che hanno portato buoni insegnamenti, hanno pagato anche di persona, perché quante persone hanno predicato e insegnato il bene e sono state torturate, sono state anche uccise, no? Questi martiri. Io dico, è un bel messaggio. Certo, stiamo attraversando un tunnel, ma fuori da quel tunnel ci aspetta qualcosa. Per me è certezza, non è speranza. Mi puoi descrivere come hai visto questo pianeta? Come erano organizzati? Il viaggio anche? Allora, sì, è un viaggio dimensionale, chiaramente. E quindi c'è stato questo passaggio in questa dimensione dove la luce, tutto cambia, no? E poi la discesa in questo pianeta, un pianeta meraviglioso, simile al nostro, che sia, c'erano i fiumi, i mari, i laghi, le montagne, cioè non è che sia diverso dal nostro, però la luce era diversa, era tutto più vivo, era tutto vivo, anche le piante qua sono vive, non è che sono morte, però stanno lì, no? Crescono, muoiono se va il virus o se, insomma, il terreno non è più buono. Lì non c'è traccia di cose di questo, lì è tutto vivo, ma tu puoi parlare con gli alberi, l'albero ti risponde. Io ho trovato anche nelle letture del profeta Isaia, dice: in quel tempo gli alberi si inchineranno di fronte a voi. Ci sono delle cose in queste profezie che io là ho visto proprio vere, sono vere, no? Cioè, c'è un'interazione tra noi e la natura, tra noi e gli animali, meraviglioso, tra noi simili, diciamo, uomini, donne, eccetera, no? E quindi questo pianeta è un pianeta in questo stato meraviglioso di luce, di pienezza, di vita, dove la morte non c'è, dove la conoscenza è palese, dove c'è questo amore, questa tenerezza, questa fraternità, e dove viene rispettato tutto, anche le costruzioni ci sono, però non viene abbattuti, non sono abbattuti gli alberi. Noi abbattiamo gli alberi e facciamo delle colonne di cemento. No, lì la colonna è l'albero dentro la costruzione. Cioè, un rispetto della natura, di tutto, veramente. Lì la famiglia universale veramente comprende uomini, animali, piante, i sassi, tutto. Quella è veramente la famiglia universale. E noi, cioè, è stato detto, noi vi facciamo visitare questo mondo per dirvi come sarà il vostro mondo tra poco. Era palpabile? Sì, sì, assolutamente sì, assolutamente. Però lì potevi anche buttarti dentro il mare e non morivi, non annegavi. Potevi buttarti dall'alto e voli, e scendi senza sfracellarti. Cioè, tutta una dimensione interessante, diversa. E come sei stato accolto in questo? Guarda, già l'incontro con Raffaele anche in veste di luce, poi gli incontri ravvicinati con altri angeli e fratelli, uomini e donne, alcuni erano vissuti qua, altri di altri mondi. Cioè, è inesprimibile. Poi loro ci hanno trattato, non ci hanno mai guardato dall'alto verso il basso, non sono mai messi a farci la predica. Tu devi essere così, non devi essere. Ma mai, cioè, questo amore ti coinvolge, no? Ti trascina. C'è proprio una trasmissione di stima, anche proprio, che fa parte dell'amore, no? Quindi, diciamo, io sono molto contento che Monsignor Corrado Balducci, che era uno dei consiglieri del Papa, ed era quello che ha presentato il libro ufficialmente a Roma, no? A un giornale tedesco molto importante, parlando degli UFO e parlando poi di Angeli Nastronave, ha detto: Angeli Nastronave è un poema dell'amore di Dio, ha detto.
A me è piaciuta molto questa definizione, perché è proprio la sintesi, è stata un'esperienza d'amore che coinvolge anche lati pratici, chiaramente, però è un'esperienza d'amore e noi stiamo viaggiando verso quella dimensione. Gli animali come hanno comunicato telepaticamente? Sì, telepaticamente. Sì. Erano simili ai nostri, dei panda? Sì, simili ai nostri, certamente. Però anche l'animale in quella dimensione... Poi tanti mi dicono, ma poi l'animale diventerà uomo. Ma no, perché deve diventare uomo? L'animale è un essere perfetto, un essere... Cioè, lo vediamo anche qua, chi ha avuto animali lo sa, noi abbiamo avuto animali. L'amore che ti dà un cane, che ti dà un gatto, no? Sono cose belle. Ma di là, tutto potenziato, perché là è un tuo simile che comunica con te, che ti dà il suo amore, ti comunica, è un essere intelligente. Mi fa ridere quando chiedono, agli animali hanno l'anima, è perché non dovrebbero averla? Ma hai guardato il tuo cane negli occhi, ti sembra che non c'ha l'anima dentro? Non lo so io. Quindi tutto comunica amore in quel mondo? Sì. Ed è un amore maturo, però, non è un amore perché qualcuno ha detto, ma questo libro è un po' sdolcinato, tu lo vedi sdolcinato, probabilmente hai delle durezze dentro, perché non è un amore sdolcinato, è un amore consapevole, è un amore maturo, è un amore che si prende le sue responsabilità, cioè non è un amore sdolcinato, è un amore superficiale, un po' cretino, non so come dire, no? No, non c'è niente di tutto ciò, è amore proprio. Poi questi esseri non ucciderebbero mai, si farebbero uccidere loro, come ha fatto Gesù, come hanno fatto tanti martiri. Può entrare in un pianeta così l'odio, il peccato, il pensiero basso? Impossibile. Impossibile. È assolutamente impossibile. È una certezza, quindi vogliamo dare questa certezza. Le passioni umane sono la ricerca, diciamo, spasmodica di un benessere, di un godimento, ma lì tutto è una gratificazione talmente grande che sarebbe ridicolo, no? È come uno che ha, non so, cioè 1 miliardo e va a cercare il centesimo, cioè non ha senso. Cioè lì veramente non è possibile, guarda, non è possibile assolutamente. Non ti gira neanche, poi se ti girasse ti metteresti a ridere, a dire, ma che è? Che mi devo perdere io in queste cose. Poi Gesù l'aveva detto, non ci saranno più guerre, cioè, quindi c'è una certezza. E non è neanche, io mi ricordo quando i primi tempi che parlavo a Genova, che abitavo a Genova, una signora fece un'obiezione, dice, però questo amore universale, questo nuovo mondo sarà sicuramente una noia. A noi ce l'abbiamo adesso, perché lì ci sarà una creatività, e poi noi non perderemo niente, tutte le nostre caratteristiche, le nostre doti, no? Lì veramente non perdiamo niente. Ce ne agiremo. Perdiamo niente, no? Assolutamente niente. Hai visto anche dei giovani, che vabbè lì sono tutti giovani, sì, che ballavano? Sì, abbiamo assistito a una manifestazione artistica. E quello che è difficile anche un po' da spiegare è se tu qua sulla terra vai a teatro, vai a vedere una manifestazione artistica di qualsiasi, tu sei uno spettatore, poi partecipi chiaramente, no, con le tue emozioni, ma lì è un po' di più di questo, è come se tu in qualche modo interagisci ed entri, cioè tra chi produce questo spettacolo e chi vi assiste c'è un'interazione, diciamo, sui piani energetico-vitali proprio, che qui è difficile anche da spiegare, cambia tutto. Cioè tu stesso puoi manipolare lo stesso, intervieni, intervenire nello stesso armoniosamente. Spettacolo. Sì, armoniosamente. Sì, 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 ma non è facile spiegare queste cose, perché sono un po' fuori dalla nostra esperienza. E avevano delle visite particolari di Gesù? Ma quei mondi lì, poi tra l'altro c'è stato, su questo pianeta c'è stato questa assise, questo convegno, non so come chiamarlo, di angeli e fratelli venuti da diverse dimensioni che hanno parlato proprio del nostro pianeta, hanno parlato ed erano anche un po' preoccupati, però fiduciosi che le cose
sarebbero risolte, però erano presieduti da Gesù e dalla Madonna, che io chiamo la donna dello spazio e l'uomo, quindi loro presiedevano, c'è una presenza assolutamente, anche nei mondi musulmani c'è una presenza di Gesù, cioè noi siamo abituati qua a vedere cose divise, separate, escluse, no? Là non è così, anche perché su quei piani energetico-vitali tu puoi essere presente in vari posti, cioè la multilocazione si chiama, no? Cioè, ci sono delle potenzialità che si attuano, che da noi, sì, ci sono dei casi sporadici, ma là... Sì, Padre Pio e qualcuna... Ma là invece... È la norma, sì, è la norma, certo. Come venivano accolti Gesù, la Madre Divina? Con un grande, grande amore, anche in quell'assise, gli applausi che hanno fatto a Gesù e alla Madre sono stati interminabili. Cioè, è inesprimibile questo amore che loro portano e che ricevono, che l'amore è circolare, no? Diciamo che San Francesco è dando che si riceve, no? E quando parlavano di noi, nel nostro pianeta, posso sapere quanto erano preoccupati? Preoccupati, noi abbiamo la certezza che ne usciremo, sì. Però insomma... Beh, erano preoccupati anche perché erano consapevoli un po' dei guai che stavamo passando e avremmo passato. E soprattutto loro hanno sempre detto che a partire dal terzo millennio nostro qua, del nostro tempo, le cose si sarebbero complicate, infatti così è stato, no? E quindi diciamo che la loro preoccupazione non era tanto perché le cose potessero finire male, ma per le sofferenze che l'umanità avrebbe dovuto attraversare, anche proprio per l'ostinazione di queste persone che dominano il mondo e vogliono mandare il mondo in un certo modo. Pensano che sia la soluzione giusta, ma non è quella giusta. Sono molto disturbati. E il male ottenebra? Eh sì.